Questi giorni la Chiesa ci fa ascoltare quel capitolo ottavo di Giovanni. C'è la discussione tanto forte fra Gesù e i dottori della legge. E soprattutto si cerca di far vedere la propria identità. Giovanni cerca di avvicinarci a quella lotta per chiarire la propria identità, sia di Gesù come l'identità che hanno i dottori. E Gesù li mette all'angolo, facendolo vedere le proprie contraddizioni. E loro, alla fine, non trovano un'altra uscita che l'insulto. È una delle pagine più tristi, è una bestemmia. Insultano la Madonna. Ma parlando dell'identità, Gesù disse ai giudei che avevano creduto, consiglia loro: se rimanete nella mia parola, siete davvero i miei discepoli. Torna quella parola tanto cara al Signore che la ripeterà tante volte. E poi nella cena, rimanete in me. Rimanere nel Signore. Non dice studiate bene, imparate bene le argomentazioni, questo lo dà per scontato, ma va alla cosa più importante, quella che è più pericolosa per la vita se non si fa. Rimanere, rimanete nella mia parola. E coloro che rimangono nella parola di Gesù hanno la propria identità cristiana. E qual è? Siete davvero miei discepoli. L'identità cristiana non è una carta che dice io sono cristiano, una carta d'identità, no. È il discepolato. Tu, se rimani nel Signore, nella parola del Signore, nella vita del Signore, sarai discepolo. Se non rimani, sarai uno che simpatizza con la dottrina, che segue Gesù come un uomo che fa tanta beneficenza, tanto buono, che ha dei valori giusti, ma il discepolato è proprio la vera identità del cristiano. E sarà il discepolato che ci darà la libertà. Il discepolo è un uomo libero, perché rimane nel Signore. E rimane nel Signore cosa significa? Lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Il discepolo si lascia guidare dallo Spirito. Per questo il discepolo sempre è un uomo della tradizione e della novità. È un uomo libero. Libero, mai soggetto a ideologie, a dottrine dentro della vita cristiana, dottrine che possono discutersi, rimane nel Signore, è lo Spirito che ispira.
quando cantiamo allo Spirito, gli diciamo che è un ospite dell'anima, che abita in noi. Ma questo soltanto se noi rimaniamo nel Signore. Chiedo il Signore ci faccia conoscere questa saggezza di rimanere in Lui e ci faccia conoscere quella familiarità con lo Spirito. Lo Spirito Santo ci dà la libertà e questo è l'unzione. Chi rimane nel Signore è discepolo, e il discepolo è un unto dallo Spirito, che ha ricevuto la unzione dello Spirito e la porta avanti. Questa è la strada che Gesù ci fa vedere per la libertà. E anche per la vita. Il discepolato, la unzione che ricevono coloro che rimangono nel Signore. Il Signore ci faccia capire questo, che non è facile, perché i dottori non l'avevano capito, non si capisce soltanto con la testa. Si capisce con la testa e col cuore questa saggezza dell'unzione dello Spirito Santo che ci fa discepoli.